c'è un'applicazione che mi avete segnalato tutti, che è Toca Chicken 2. Mi avete detto che è posseduta come quella dei Talking. Andiamo a provarla. Tecnicamente non dovrebbe esserlo. Alcune autorizzazioni richieste, avanti. Concedi all'app di accedere a foto e contenuti multimediali. Così questa, cioè, ci elimina proprio tutto. Cioè, io faccio un video, questa prende e lo elimina perché non gli va bene. Consenti. Ma che... Salve, mi hai fatto prendere un infarto. Tecnicamente in questa applicazione noi dobbiamo soltanto cucinare per questi tizi qua, no? Partiamo dalla bimba zombie. Dobbiamo cucinare per questi, ma basta. Cioè, non ci dovrebbe essere altro. Eppure, ciao. Possiamo friggere la roba, guarda che figo. Ma è troppo figo. Ma cosa frigo a fare? Ciao. Ma ha jumpscarato, avete visto? Ma subito, ma perché? Cosa ci nasconde? Vai, mangia la cipolla. Gnam gnam, buona la cipolla. Lo so, non ti piace. C'è la testa di Talking Tom. Prendiamola. Apri la bocca. Testa di Talking Tom. La sta mangiando. No, non gli piace, giustamente. La testa di Talking Tom non ti piace, ok. Allora prendiamo. No. Ti faccio un bel piatto io. Vai, andiamo. Sale, pepe. Mettiamoci anche un pochino di piccante, no? C'ho il gatto che vuole partecipare. Allora, vieni nel piatto. E adesso ci mettiamo il pollo. Anche qua, sale. Limone, che fa sempre bene. Veleno. Così ammazziamo la figlia di Talking Angela. Vai, lo grigliamo per bene. Ora io lo porto, sono curioso di vedere cosa fa. Oh, dov'è la roba? Ho cotto della roba io. Dov'è la roba che ho cotto? Ok, mangia il pollo avvelenato, vediamo. Buono. Ma non gli ha fatto niente a questa. Mangiati questa. Buono, vero? Raga, quella è quella. Era Agiwagi, avete visto? Stai ferma, stai. Rompi palle. C'è Agiwagi, l'ho visto. C'è, raga, questo è Jeff the Killer però, eh. Ok, facciamogli un bel Jeff the Killer arrosto, che dite? Vedete che c'è la testa di Jeff the Killer dentro la pentola? No, raga, è strano però, eh. Secondo me dobbiamo trovare il modo di ammazzare la tizia. E una volta che l'abbiamo ammazzata abbiamo finito il livello. Ma perché dobbiamo farla fuori? Cioè, forse è veramente la figlia di Talking Angela. Non gli ha fatto... Allora, facciamo così. Cuciniamogli un po' di pasta e cerchiamo di avvelenarla così. Va bene, raga. Pasta, ok. Tanto sale nell'acqua. Secondo me c'è qualcosa che non va. Forse siamo nella cucina di Talking Angela. È troppo calmo però il tutto. Guardate, ci sono particelle rosse. Come se qualcuno ci avesse tipo infilzati mentre noi stavamo cucinando. Non è normale. Non mi convince, questa applicazione è troppo tranquilla. Ci sta nascondendo qualcosa secondo me. Pasta, ti ci metto il ketchup sopra. Aspetta, no, manca il veleno. Se non ti ci metto il veleno non sei contento. Limone, così lo digerisci meglio. Guardate, io ho fatto un piatto di pasta ammuffito. Buon appetito. Dai, come fa a dire? Ok, si sta sentendo male. È sparita, così a caso. Però c'è il fratello di Agiwagi a cui possiamo dare da mangiare. Che sarebbe questo tizio? Romba, ciao. Vedete che lui è il fratello di Agiwagi. Che cosa mangerà il fratello di Agiwagi? Mi dicono che va accontentato perché sennò ci mangerà noi. Quindi, no. Secondo me mangi pesce tu. Il gabibbo. Ma che schifo. Ma che cacchio. Madonna, ti arriva un ceffone. Dobbiamo friggergli la salsiccia e anche il pesce. Se no lui ci mangerà, ragazzi, eh. Dai, andiamo. Però dobbiamo fare attenzione perché secondo me c'è Talking Angela che arriva. Vai, un po' di pesce grigliato. Perfetto. Commenta con hashtag Tocca Kitchen. Iscriviti e attiva la campanella entro i prossimi 3 secondi. Oppure il fratello di Agiwagi ti mangerà stanotte. Oppure puoi pensare, se non vuoi fare tutte queste cose, vuoi essere protetto da tutti i mostri, di abbonarti a 1,99€ al mese al canale YouTube. Oltre a questo riceverai anche vantaggi esclusivi e sarai salutato nei video. Ok, perfetto. Ti ho fatto dei piatti succulenti, non mi mangiare. Lui non si può avvelenare ma va fatto felice. Un po' di sale, limone. Vai, fammi sapere com'è. Ok, era buona, ce l'hai con me? Ma che cacchio, ma fai schifo. Lurido, maniaco. Ti sei offeso, cavoli tuoi. Limone sul pesce, ketchup, perché noi siamo americani. Si sta sentendo male. Vai, ti ho fatto una bomba atomica di pesce. No, oddio, l'ho ucciso. Come cacchio ho fatto? Da che cacchio è tornato, brutto. Credevo di averlo fatto fuori. Abbiamo ancora una possibilità però per farlo fuori. Polpo, visto che il pesce gli piace parecchio. Andiamo di cavolo, tutto strano. Vai, friggo il cavolo.
cavolo. Andiamo di cavolo. Ma questa è la testa di Talking Angela, però non è un cavolo. Ma che cacchio. Vabbè, friggiamo la testa di Talking Angela. Non ci sono problemi, eh. Ketchup sulla testa di Talking Angela. Oh, ma che cacchio fa? Sale sulla testa di Talking Angela. Vai, friggo tutto insieme. Perfetto. Fragola fritta. Testa di Talking Angela fritta. No, doveva la testa di Talking Angela. Ferma. Ferma. Ok. Limone. Si sta sentendo male solo a guardarlo. Dobbiamo ammazzarlo, raga. Dobbiamo riuscirci. No, non ho ancora messo tutto. Vai di pesce, vai. È vivo? Dai, è ancora vivo. Non gli ho fatto niente. La testa di Talking Angela però ti ammazzerà. Vai, Angela. Fallo fuori. Fallo fuori. Sì, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. È andato. Ale, ma torna sempre. Però era solo svenuto. Però abbiamo ancora due cibi da dargli per farlo fuori. Vai. Vai, dai. No, gli è piaciuto questo. Caspita. Sappiate che lui vi spia e vi mangia se non lo ammazzate, eh. C'è solo un modo per farlo fuori. Bisogna fargli il piatto bomba. Se volete far fuori i vostri amici, ricopiate questo piatto. Ananas, fungo, pane. Fa ridere quando fa... Sembra il gabibbo. Carota, roba congelata e anche... un bel cavolo. Broccolo, scusate. E friggiamo tutto. Che bello. Friggo tutto insieme. Non si può. L'ananas è fritto. Il fungo è fritto. Pane, carota e broccolo. Tieni, mangialo. So che ti piace. Ti ammazzerà. Dai. No, che palle. Sei solo un po' scottato. E allora, io ti ho preparato altra roba. C'è il pane, c'è il broccolo, c'è la carota, c'è la testa di Talking Tom, c'è l'ananas. E adesso ci metto un sacco di roba, così ti ammazzo. Sentite, ci sono le urla di sottofondo quando metto la roba. È come se lui sapessi già che è ora della sua fine. Stai per morire, lo sai già. Sai già la tua fine quale sarà. Ma te lo meriti perché sei il fratello di Aggie Waggy. Vai di carota al ketchup. Dai, 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 dai. No, che palle, solo schifo ti ha fatto. La testa di Talking Tom se l'è mangiata, vediamo. No, gli fa solo schifo, non muore. Dai, vai di fungo. Fungo allo scenoceno, dai, che ti ammazza. Su, dai, dai. Sempre la stessa cosa. Madonna, te lo riempi di pepe. No, guarda, se non muore adesso. Broccolo, il broccolo della morte. Dai, dai, è morto. Sì. Che bello. Non si rialza più. Non si sta più rialzando, raga. Siamo vivi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ma manca l'ultimo personaggio, cioè lui. E che cosa ha a che fare secondo voi? Lui è il tizio che sta dietro i Talking, che ci spia. Più o meno è la rappresentazione. Noi dobbiamo farlo fuori. Ma perché c'è roba strana in cucina? Un altro teschio. Wow. Contento, vero? Pesce. Yeah. Vedrai quando ti faccio fuori come sei contento. Vai, mettiamo tutti i teschi a cuocere. Ci sono due teschi e un pesce. Vai, teschi, cuocete, cuocete. Bravi, bravi. E poi mi spiegate perché devo cucinare un teschio? Non può mangiare altro questo? No, vero? Andiamo di pesce. Signore, è il momento dell'assaggio. Dobbiamo farlo fuori. Vedete com'è scrupoloso? Lui già lo sa che quello che vogliamo fargli. Già intuito, ma noi dobbiamo farlo. Mangia e muori. Mangia e muori, ti prego. Ti prego. No! Subito! Abbiamo fatto, abbiamo finito. È morto, subito. A questo punto non ci stiamo. Che ci stiamo a fare qua? Siamo sull'applicazione Toca Kitchen 1 però stavolta, perché ho visto che c'è un personaggio strano che ci siamo persi. È lui o non è lui? Talking Tom. Eccolo. Ciao Talking Tom, mi riconosci? Ha miagolato. Pesce. Sai già che fine farai, Tom, vero? Non è vero? Mi sa che qua non si può fare più di una cosa alla volta. Quindi proviamo a fargli assaggiare la roba. Ok, sta mangiando come un lotro. Tom, come stai? Non gli cambia nulla proprio lì. Mio, 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 mio. Allora ti faccio un bel piatto di pasta, Tom. Che dici? Non la mangia proprio, cioè te la boccia. Cioè se gli fa schifo niente, non gliela dai. Ma sei cattivo, sei. Fa. Come facciamo ad avvelenare se lui è crudele così? Non puoi. Faccio bollire la pasta asciutta. Che bello. Ma che cacchio? Esplosa. Troppo bollente. Non lo so, però c'è ancora. Esplosa una TNT di Minecraft a caso. Non la vuole. Dai. Madonna. Ti riempi di sale e ti metto in pentola a te, eh. Vuoi solo pesce? Gna! Lo vuoi il pesce? Lo vuoi il pesce? Guarda, non te lo do. Non te lo do. Pezzo di cacca, lo vuoi? Aspetta, posso avvelenarlo. Dobbiamo tagliare il pesce. Vai, taglio il pesce. Taglia il pesce, taglia il pesce. Oh, guarda quante fettine. Ah, ti piace il pesce così, vero? E adesso te lo frullo proprio. Che bello il pesce frullato, vero? Ti piace?
Ma non è ancora finita perché te lo devo mettere in forno. Non vedo l'ora di massacrarlo. Però ci sono molte meno sostanze rispetto all'altra applicazione qui, eh. Lo vuole ancora? Allora te lo riempio di sale. Tanto sale. Tanto sale. Ah, lo vuoi il pesce? E anche tanto pepe che fa schifo. Tieni il pepe così mori. Toh, non è pepe, è cioccolato. Così Talking Tom muore. Ti stai sentendo male dalla paura, vero? Assaggia, Tom. Buono? Sei ancora vivo? Senti, io mi arrendo. Basta. Andiamo a cercare di ammazzare suo fratello. Non credo sia proprio suo fratello. Questo è un nuovo Talking. O forse è un bodyguard dei Talking. Tu è questa. E allora te la friggo. Friggiamo. No, ma non a ecco, bravo. Friggigli la carne. Poi gliela tagliamo. Gliela avveleniamo e gliela diamo. Siamo sicuri che sono loro i cattivi oggi? Mi sembro più io cattivo di loro, però. Dai, 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 dai. Friggi sta carne che gliela diamo avvelenata. Dai. Bravo. Vai, taglia, taglia. Oh, che buona la carne. E se io decidessi di mettertela in forno per 10 secondi? E se... Oh mio Dio! Ma ce la faccio di un gatto dentro! No, questa cosa non va bene però, Non è istruttiva! Ed è andata via. No, io ho paura di quello che era. Sei voglioso di carne, mucchina? Potrebbe essere cico. Vabbè. Sei voglioso di carne, Vai, assaggia. Tiè. Sono stato 20 anni a cucinarti sta carne e non la vuoi? Te l'hanno mai detto di andare a quel paese? 20 minuti a cucinargli la carne e poi non la vuoi. Però il broccolo sì. Muorici? Guarda, ti piace il broccolo, eh? Madonna, ti piace il broccolo? Guarda, te lo riempio di schifezze. Rompi palle d'una mucca. Una sega, devi schiattare. Maremma. Mezz'ora a farti la carne più pregiata d'Italia, la fiorentina, e te me la sputi così. Vai a cacare, Muorici? Dai, su, sentitici male. Ah, un semplice... No. Allora guarda, non ti cago più. Questo ragazzi sembra un mio vecchio compagno di scuola. Lasciamo perdere. Lo vuoi il fungo? Oh, buono il fungo, Tanto basta mangiare. Te mangi tutto e allora vabbè. Gli friggo il pesciolino. Gli facciamo un bel sushi andato a mare. Che dite? Questo pesce l'ho preso dai cinesi l'altro giorno. E mi avevano detto consumalo entro 2 giorni. Sono andata a male. E sono passati 7. Dai, 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 che lo facciamo fuori. Si va a risparmio. In questo paese c'è crisi. Bisogna risparmiare. Ah, ma che cacchio. Jeff the Killer che jumpscare. Perché? Così a caso. Non c'entri niente jumpscare. In questo paese si va a risparmio, ragazzi. Purtroppo siamo costretti. Ah, ma tagliamo pure il pesce. Oh, mangia, mangia. Su, buono. Yeah. Adesso ci metto il pepe. Voglio vedere se ti piace. Hai paura, di quello che ti ci sto facendo. Hai paura del pepe che ti sto mettendo. Sta sanguinando dietro, però. Ha iniziato a sanguinare dietro. Perché? Ha smesso. Ok. Facciamo finta di niente, caro compagno di scuola. Tu che ti scaccoli sempre. Tieni che queste ti servono. Vai, mangia. Buona, vero? Solo questo fai? Non muori? Mangia tutto, mangia. Da bravo, su. Non lasciare niente. Mangia. E adesso muori. Oh, ma gli garba pure questo. È inutile che ci provo, tanto sono tutti qui. Questo è Talking Angela umana. Facciamo così, a te ti do un fungo mischiato ad un uovo. Non si può rompere? Questo secondo me va messo qua. Vai, gli facciamo un bel uovo sodo. Andato a male anche questo, giustamente. Proveniente dall'Arabia Saudita. Ah. E poi andiamo di fungo in forno. 10 secondi di fungo in forno. C'è sempre la testa di sto gatto dentro che non capisco cosa significhi. Ok, il fungo è pronto. Quest'uovo, voglio vederlo in forno. Se scoppia, succederà qualcosa. Deve succedere qualcosa. Dai, uovo, dimostra di essere un uovo. Niente. Ah, lo vuoi l'uovo? Non te lo do, perché prima ci metto tanto pepe. Tanto pepe, non hai idea. Te lo riempio, mi stai talmente simpatica che ti ce lo riempio. Ti fa schifo, Vai di uovo andato a male. E vai di testa di Talking Tom. Dai, schiatta. È andata, è scomparsa, quindi è andata. Una ce l'abbiamo fatta finalmente. Però direi che per oggi possiamo concludere qui.